Ciao a tutti ragazzi, sono ZWillix ed oggi sono qui con un nuovo video di GT Online. Vi mostrerò nuove informazioni sulla prossima espansione, sempre di GT Online, che dovrà uscire. E ciò riguarderà l'aggiunta di nuove modalità nel gioco. Vi parlerò nel dettaglio di che cosa si tratteranno queste nuove modalità. Prima di cominciare, vi ricordo di lasciare un piace perché ci vuole solo secondi. Lasciate un piace alla pagina Facebook, la trovate in descrizione di questo video. Iscrivetevi al canale se ancora fate per altri contenuti. Un noto modder di nome FanMW2, per aver previsto cose che poi hanno fatto uscire la Rockstar su GT Online, ha scoperto che ci saranno nuove modalità di competizione nella prossima espansione, e queste saranno Every Bullets Count, che in italiano significa qualsiasi proiettile conta, Beast vs. Slasher, ovvero bestia contro predatori, ed infine Extraction, che in italiano significa estrazione. Riguardo il primo, supponendo che la sua traduzione sia qualsiasi proiettile conta, molto probabilmente questa modalità sarà simile a quella che abbiamo visto in Black Ops 1, in cui per uccidere un nemico si aveva a disposizione solamente un proiettile nella pistola, altrimenti si poteva utilizzare il coltello da combattimento o il tomahawk, che serviva per azzerare i punti al nemico. E praticamente ogni volta che uccidevamo un nemico con una pistola guadagnavamo un proiettile, o comunque sia, se lo uccidevamo con un coltellino guadagnavamo un proiettile nella nostra pistola. E quindi molto probabilmente questa modalità sarà ispirata appunto a questa che vi ho appena descritto. Abbiamo poi Beast vs. Slasher, ovvero bestia contro predatori, una modalità in cui probabilmente vedremo la bestia che abbiamo visto negli eventi free mod contro i predatori. Però non so se comunque sia sarà una squadra di bestie contro una squadra di predatori, anche perché le bestie hanno, diciamo, dei fattori potenziati, quindi molto probabilmente ci sarà solamente una bestia contro una squadra di cacciatori che dovranno cacciare appunto questa bestia per vincere, altrimenti questa bestia dovrà scappare, insomma, in alcune circostanze tipo tempo finito, deve resistere e cose del genere. Infine abbiamo Extraction, che significa estrazione. La parola mi fa pensare a una modalità tipo guardie ladroni che vedevamo anche in GTA 4. Ovviamente non ne sono sicuro, però comunque questa parola dà l'idea di giocare questa modalità, e potrebbe anche essere completamente diversa da ciò che ho detto, per carità, però diciamo che la penso così. E vedremo molto probabilmente delle persone che proteggeranno qualcuno che non ha ovviamente un'arma, mentre i poliziotti cercheranno di uccidere quella persona protetta dagli altri criminali che non ha un'arma. Nei forum poi hanno accennato che in questi eventi potrebbero esserci solamente in qualche weekend specifico, però mi sembra strano, in quanto questi eventi sono comunque sia abbastanza difficili da pensare o creare, e non ne valerebbe la pena inserirle solamente per 2 giorni. Quindi per il prossimo aggiornamento dovremmo vedere queste 3 modalità. Riguardo i dettagli del prossimo aggiornamento cercherò di portarvi un altro video in cui vi spiegherò il tutto. Quindi niente ragazzi, prima di lasciarvi volevo ricordare che domani, o meglio 6 dicembre, domenica 6 dicembre, uscirà alle 14:20 il mio nuovo cortometraggio di nome Tradimento. E se non sapete di cosa io stia parlando, andatevi a vedere nella descrizione di questo video il trailer di Tradimento, così potrete capire di cosa ho parlato pochi secondi fa. Quindi niente ragazzi, detto questo, per favore lasciate un piace, ci vuole solo un secondo di cliccare quel bottone blu, lasciate un piace alla pagina Facebook, la trovate nella descrizione di questo video, mentre iscrivete al canale se non avete ancora dei contenuti. Da ZWillix è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Ho detto agli haters che ce l'avrei fatta, che non avrei mai sopportato il peso della disfatta, magari